Non sarebbe male che l'assessore alla cultura, già assessore regionale Granata, e il sindaco di Siracusa parlassero. Perché intanto potremmo far sapere ai cittadini di Siracusa che non hanno alcuna competenza su un bene che è nella città di Siracusa e che, per quello che li riguarda, ha una collocazione storica in un quartiere che deve essere sistemato dal comune. Ma la proprietà è dello Stato, che ha già stabilito di fare quello che il sindaco stesso sembrerebbe richiedere, e cioè di tutelare, trovando adeguate forme di finanziamento, le cerchi. Sono 15 anni che le stanno cercando e le ha trovate l'ex assessore, che sono io, alla regione, attraverso una regione amica, la quale non paga uno spostamento di tipo provocatorio, ma alla fine della stagione estiva, già di per sé depressa, quando lì molto cala il turismo culturale e in ottobre sarà pressoché azzerato, stabilisce di dare manutenzione, restauro e sicurezza con 350.000 euro che vorrei che trovasse il sindaco. Non credo che li troverà. Quindi l'argomento è assolutamente insensato. L'Istituto Centrale per il Restauro, la Sovrintendenza, la Regione e l'ente proprietario che si chiama FEC hanno stabilito di mettere in sicurezza quel bene che è il seppellimento di Santa Lucia, in una stagione morta, più di quanto non sarà morta la stagione estiva, malauguratamente per le conseguenze del coronavirus, e senza alcun danno il restauro va comunque fatto in un luogo che prevede la chiusura di quell'opera. Quindi quando parli, sindaco, tu che hai offerto alla città un Caravaggio falso e non ti sei scusato ad averlo fatto, avendo esposto un'opera sbagliata attraverso una mostra insensata, quando parli dovresti intanto avere un minimo di consapevolezza di quello che stai dicendo e poi parlare di questo turismo che deve ripartire e che riparte quando l'opera potrà essere collocata, come vuole il tuo assessore Granata, nel luogo originale, bonificato da malavita e da altre difficoltà anche di ambiente. Ma l'intervento presuppone che l'opera non si veda. L'intervento presuppone che l'opera abbia una manutenzione che può essere fatta mentre noi in ottobre la esponiamo dando a voi 350.000 euro, su cui soltanto una mente come la tua e quella di Gian Siracusa non capisce che è quello che Silvia Mazza, generalmente polemica su tutti i trasferimenti, la sovrintendente Aprile, l'ICR, il prefetto, il Ministero degli Interni hanno capito, salvo tu che evidentemente non sei in grado di capirlo. In ottobre a vedere quel dipinto verrebbe pochissima gente, già pochissima ne verrà d'estate perché abbiamo avuto problemi che dispiacciono a tutti. L'intervento richiede comunque uno stato di laboratorio che in un grande museo è possibile, perché il Marte è un grande museo che dà danaro ed è un museo che soccorre una, mentre nella chiesa, sia quella di Santa Lucia al Sepolcro, sia la chiesa di Santa Lucia all'Abbadia, dove oltretutto l'opera copre un altro dipinto, non c'è modo di tenerla aperta al pubblico. Quindi stai parlando di quello che non sai e parli soltanto perché vuoi dare il senso che tu difendi qualcosa che io difendo, che noi mettiamo i danari per difendere, che la Sicilia, attraverso gli accordi con Musumeci e con il FEC, ha di vantaggio, perché è un finanziamento trovato, ci aspettiamo a te. Comunque, se sei in grado di trovare il finanziamento di 350.000 euro entro quest'estate, siamo tutti tranquilli. Cercalo tu, visto che parli di un'opera fragile e identitaria, e di trovare adeguate forme di finanziamento. Queste sono adeguate. Un grande museo che aiuta un museo, dove tu non ti sei preoccupato, ne hai taciuto perché non sapevi neanche cosa fosse, che nel 2014 un'opera altrettanto fragile, anzi più fragile, che era annunciata da Zorello, venisse esposta. L'hanno esposta qui, io sono al Marte, qui l'hanno esposta, con vantaggio di tutti. E quando al Marte, in dialogo con Murri, sarà celebrata quest'opera, mentre fanno l'opera di manutenzione, mentre la guardano, mentre i restauratori la seguono, il vantaggio sarà per tutti e tornerà per la prossima estate in condizioni di meravigliosa visibilità. Chiaro o no? Vuoi usare il cervello, caro Italia, o devi fare l'eroe di una battaglia ridicola e perduta per un bene che non è tuo? Pensa ai beni tuoi. Pensa a bonificare l'area di Santa Lucia, invece di parlare di un'opera che appartiene allo Stato e non a te. E invece di d'accordo con Granata. E stai attento la prossima volta che esponi delle opere, a non esporre delle opere false, che non sono di Caravaggio. Quindi
La tua esperienza passata non è di grande garanzia per te e per quelli che la pensano come te. Noi aiutiamo la Sicilia, 350.000 euro che altrimenti non troveresti e in 14 anni non hai mai trovato, né tu né gli altri. Smettetela di fare prediche ridicole.